il 19 ottobre, che è sabato prossimo, avremo un doppio ritratto polivalente di due grandi artisti, Gustav Mahler, scomparso nel 1911, come fulcro del repertorio proposto, e soprattutto Mario Brunello, che sarà l'interprete conduttore di tutta la serata, che è il violoncellista italiano più popolare, più presente nella musica non solo classica, ma in vari panorami culturali cosiddetti alternativi. Avremo questo ritratto di Mahler attraverso appunto un Brunello che si cimenterà sia in veste di violoncellista, appunto, che in veste direttoriale. Partiremo con l'unico pezzo cameristico scritto da Mahler, un quartetto, che era fra l'altro la celeberrima colonna sonora dello Shutter Island con Leonardo DiCaprio, per dire un film thriller psicologico di pochi anni fa, bellissimo. E questo pezzo scritto da un giovanissimo Mahler farà da apertura poi al mondo dell'alter ego mahleriano, ovvero Richard Strauss, con la sonata per violoncello e pianoforte, che vedrà Mario Brunello cimentarsi con la complicità di Leonora Armellini, che è un valentissimo talento pianistico italiano. Io personalmente, fra l'altro, ricordo di averla premiata circa 10 anni fa in un concorso, quando aveva solo 12 anni, e dimostrava già veramente qualità eccellenti, e l'abbiamo tutti apprezzata poi a Sanremo lo scorso anno in un'esibizione chopiniana. Quindi un motivo in più per scoprire anche un altro fiore all'occhiello dell'interpretazione musicale italiana. Dopodiché avremo una importante trascrizione di Zinnmann, cioè Simon, scritto con la Z, quindi qui c'è sempre il fattore della pronuncia da verificare, ma che porta una versione cameristica a parti reali, cioè dove ogni strumentista dell'ensemble, sono 17 persone, ha la responsabilità di coprire quello che nell'organico originale per l'orchestra coprono più persone, quindi c'è una esposizione a rischio notevole, e tutto questo sarà rivolto alla quarta sinfonia di Gustav Mahler, dove c'è fra l'altro poi nel quarto movimento il celebre corno magico del fanciullo, un lead strepitoso che parte dalle fiabe dei fratelli Grimm. Quindi sono tanti i motivi di interesse anche extra musicali. La cosa importante da sottolineare è che qui a Pordenone sarà una prima assoluta di questa produzione che Mario Brunello sta portando in giro, e ci fregiamo del fatto che appunto la cosiddetta création, cioè la prima esecuzione, la effettuerà qui da noi e non altrove, ed è un privilegio poter apprezzare una volta di più questa figura di musicista che non solo è un grandissimo violoncellista, ma che è colui il quale già qualche decennio fa portò per la prima volta, per esempio, i CD nelle edicole, quindi in senso capillare si è sempre adoperato per diffondere la musica classica, e soprattutto ha creato questi spazi sontuosamente belli e alternativi, tipo il suono delle Dolomiti, quindi portando la musica classica nelle alte sfere delle meraviglie della natura, o per esempio mi viene in mente un concerto che aveva fatto sul Monte Fuji. E quindi poter avere una persona così motivata e stimolante per i giovani, soprattutto per il pubblico de non solo, di non solo addetti ai lavori, diciamo, è un motivo di orgoglio per il Teatro Verdi di Pordenone, e quindi vi aspettiamo ancor più numerosi del solito.